Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta della consulta comunale dello sport Bologna, seduta che vede come osserva come ordine del giorno la presentazione da parte del sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Andrea Rossi. Insieme ad Andrea Rossi abbiamo qui Claudia Serra, dottoressa Claudia Serra, Elena Tonelli che conoscete, il dottor Danielli che so che al termine della seduta ha alcune comunicazioni, perciò chiedo a voi di fermarmi proprio qualche minuto perché al termine passerò la parola a Massimiliano Danielli e l'assessore Matteo Ricore. Dicevo, ho voluto qualche settimana fa, ho pensato di invitare il sottosegretario Rossi perché credevo fosse opportuno illustrare, che lui illustrasse a voi i contenuti della legge regionale, della proposta di legge che è stata approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e che a breve andrà in assemblea, in approvazione in assemblea legislativa della stessa regione. Io passerei la parola subito ad Andrea Rossi che peraltro illustrerà attraverso l'uso di alcune slide e poi apriamo chiaramente il dibattito, immagino che qualcuno di voi vorrà porre delle domande e anch'io dirò due o tre cose secondo me sulla stessa stesura della legge. Grazie a tutti per essere qui. Prego. Intanto ringrazio il Presidente per questo invito, ringrazio anche l'assessore. Chiedo scusa anche la dottoressa Manca, chiedo scusa di non averla. Il Presidente della Commissione competente consigliare, abbiamo già presentato anche Claudia Serra, un po' il nostro punto di riferimento, un punto di vista prettamente amministrativo e tecnico per quanto riguarda il settore scuola Regione Emilia Romagna. E io direi che per rendere il più possibile così un rapporto abbastanza possibile questo incontro, anche un incontro dove eventualmente voi ci ponete e cercate di porre alcune riflessioni, domande e anche quello che può essere un po' alcune richieste più puntuali, mi sono preparato per stare contento, molto invitato con le slide che sono quelle anche che presentano la nuova legge sullo sport e poi ovviamente siamo disponibili poi a raccogliere e rispondere anche direttamente alle vostre domande. La nuova legge già sullo sport, qui parliamo ovviamente di un percorso partecipato e anche di esso condiviso perché questo è un percorso che abbiamo iniziato ormai più tardi di 18 mesi fa, è un percorso che ha visto soprattutto una prima fase, quello che viene definito un roadshow di incontri sul territorio, anche questa sportiva del Comune di Bologna l'abbiamo fatto presso le sale della nostra regione, esattamente più tardi di 14 mesi fa, abbiamo fatto tutti i territori, e i territori abbiamo incontrato sia gli amministratori pubblici che io ritengo essere la parte importante in relazione col mondo dello sport nei singoli comuni e sia anche le stesse società sportive. Abbiamo un rapporto costante con quelli che sono per noi soggetti e stakeholders privilegiati, penso a tutto il mondo delle rappresentanze, sia degli enti di promozione sportiva, quindi ICS, WISP, CSI, ENDAS e anche e soprattutto l'istituzione principale dello sport, il CONI, con le sue varie federazioni e quindi con le sue varie rappresentanze. Abbiamo quindi fatto questo momento di confronto che è stato dal mio punto di vista un momento importante, che ci ha anche così consegnato una fotografia, perché poi vi dico il tema non era tanto semplicemente andare dal giornale sullo sport, che era 13.000, era più che altro anche avere una fotografia, far capire che questa regione
abbiamo anche tracciato quelli che sono in questo approccio, in questo percorso, abbiamo tracciato anche un po' quelli che sono i numeri della nostra regione, che sono numeri comunque importanti, perché noi oggi abbiamo intanto il dato più importante, che noi abbiamo oggi 3 milioni di cittadini, no? Quindi chiamati di fare attività sportiva, attività motoria, ecco. E l'attività motoria ovviamente gran parte degli stessi la fanno di vista amatoriale, quindi tutto quello che è il campo aperto, che può essere dalla passeggiata, la piscina la mattina, la palestra fitness, quindi tutto quello che è un'iniziativa estremamente spontanea e non inserita all'interno di percorsi di natura associazionistica. E poi dopo ci sono invece 800.000 iscritti agli enti di promozione sportiva, quindi c'è un primo acquisto, CSI, ACLI, e poi altri 370.000 sono quindi invece atleti aderenti alle diverse federazioni del Comitato Olimpico Nazionale. Per quanto riguarda un dato altrettanto importante, mi preme sottolineare come voi siete uomini e donne di sport, uomini e donne che vivete sul sportivo, sapete bene di me che più del 90% di questo mondo qui è rappresentato e poggia sul tema del volontariato, che ancora oggi è uno di quei valori che caratterizza e rappresenta sicuramente in modo importante, è un team importante che rappresenta un po' la nostra regione. Da dove partiamo noi con la nuova legge regionale? Partiamo intanto da due testi. Noi oggi dal punto di vista regionale abbiamo la legge 13 del 2000, che è la legge che fa promozione sportiva, cioè in pratica è la legge attraverso la quale si sostiene tutto il mondo per lo sviluppo sportivo o degli enti locali che fanno attività sportiva rispetto al tema dell'attività motoria. Quindi è la legge che in pratica, nel momento in cui il bilancio della regione riconosce un valore economico vista di impegno sullo sport, attraverso la legge costruiscono i bandi che distribuiscono e fanno ovviamente vanno a catalizzare risorse rispetto al punto di caduta che può essere un'interrogazione, una realtà sull'associazione sportivo. L'altra legge è la 11 del 2007, che invece è quella che regola l'affidamento degli impianti. Cosa abbiamo fatto? Il primo passaggio è che per due teste abbiamo costruito un unico. Quindi quello che è stato il progetto di legge, che attualmente è stato approvato dalla giunta regionale e inizia il proprio percorso già nella giunta, nella commissione consigliare di giovedì, quindi noi giovedì inizieremo un percorso della commissione consigliare, se non erro il 20 aprile c'è l'audizione conoscitiva, in pratica è il momento di confronto dell'assemblea legislativa con tutti i soggetti sia stakeholders istituzionali, come abbiamo detto prima, di promozione sportiva CONI, ma quelle che sono anche le istituzioni locali e le stesse associazioni sportive. Quindi noi avremo un momento in cui l'assemblea legislativa si confronta ulteriormente a conclusione poi del percorso, che dovrebbe prevedere la promozione definitiva della legge entro, diciamo, la metà fine giugno. Quindi noi siamo di fronte alla possibilità di raccogliere contributi, osservazioni, proposte modifiche, perché comunque ancora un testo aperto. C'è stata l'approvazione della giunta regionale, adesso faccio la conferenza legislativa che è il soggetto che va ovviamente ad approvare questa legge. Dicevo, semplificazione, aggiornamento della normativa, perché comunque abbiamo adeguato una parte della disciplina per quanto riguarda gli affidamenti di impianti al nuovo codice degli appalti. Abbiamo adeguato per esempio la nuova legge regionale anche agli interventi normativi che si sono susseguiti dopo il 2000, perché comunque sono passati 16 anni e sono passati all'approvazione di quella legge, e in questi 16 anni qua sono state delle modifiche normative che impongono e hanno imposto un adeguamento normativo. Io dico aggiornamento per questa qua. Tengo sempre a studiare questo fatto qua, non è una nuova legge regionale dello sport, è un aggiornamento della legge attuale, perché comunque io voglio anche sognare, ma l'insegnato che prima di tutto bisogna riconoscere anche quanto di nuovo in precedenza sono fatto le amministrazioni che ci hanno ovviamente preceduto. Allora, visto che ritengo che la
era già una legge che partiva su basi solide che necessitavano esclusivamente di fare un piccolo restyling. Quindi è un aggiornamento in virtù sia della normativa e quelli che sono un po' gli elementi che abbiamo introdotto, che nasce, come vedete, questa parola che si chiama intersettorialità. Lo dicevo all'inizio, nel momento in cui il Presidente della Regione, la Provincia, decide di tenere in capo a sé la delega dello sport, ha dato un segnale molto forte, che è un segnale del fatto che comunque lo sport di quelle funzioni o di quelle materie della pubblica amministrazione, che oltre che dover ritrovare il necessario valore, perché dover ritrovare anche il necessario valore e sostegno di impegno da parte delle stesse amministrazioni locali, cioè quelle dell'amministrazione di Bologna, che Matteo nel primo cose che ha detto è stata, abbiamo cercato di fare subito un check della situazione di dipendenza sportiva per capire quale deve essere l'investimento che un territorio come il gruppo di Bologna deve e può mettere in campo, o comunque dovrebbe mettere in campo per poter moltiplicare molte volte le risorse a disposizione, però per cercare di aggiornare, modernare, rendere fruibile tutto quello che è il patrimonio edilizio sportivo esistente. Quindi ecco, dobbiamo ritornare a mettere il tema sport al centro delle nostre politiche anche dal punto di vista della pubblica amministrazione. Io che ho fatto il sindaco lo dico a ragion veduta perché comunque era evidente come era una di quelle funzioni, quei settori che vedeva quando era il momento di produrre la formazione di più di tagli consistenti, partendo dal presupposto che già lo sport non è stato una di quelle funzioni che ha occupato chissà quale percentuale di spesa in parte corrente, in parte per investimenti e bilanci dell'amministrazione stessa. Quindi l'idea però di portare lo sport, come dire, in presidenza proprio quella di marcare con forza l'elemento di grande intersettorialità, perché lo sport è vocazione, lo sport è cultura, lo sport è ambiente, lo sport è promozione del territorio, lo sport è benessere. Quindi vediamo già come lo sport è inclusione sociale. Quindi noi riteniamo che l'elemento, diciamo, della dimensione sportiva in una società come la nostra abbia la possibilità di essere declinata sotto diverse altre settori, altre funzioni della stessa pubblica amministrazione. Quali sono le novità più significative di questa legge? Allora, la prima novità che mi piace sottolineare è quella di favorire le attività sportive attraverso le scuole. Perché attraverso le scuole? Perché noi oggi abbiamo già che le scuole rappresentano un bacino per lo studio sportivo di promozione della propria disciplina. Perché avviene così, ci sono un'iniziativa libera, autonoma, delle sezioni sportive che utilizza le scuole per fare promozione delle proprie discipline, della propria sportiva. Ecco, noi vorremmo che questa promozione di queste discipline, dell'attività sportiva, fosse sostenuta anche direttamente da quello che è, diciamo, il governo regionale, quello che è l'amministrazione regionale. E quindi sostenere attraverso i bandi progetti che facilitano l'immissione di percorsi anche di promozione sportiva delle stesse società sportive all'interno della scuola e soprattutto di quale scuola? Della scuola primaria, se invece anche la buona scuola ha rafforzato la presenza dello sport all'interno della scuola primaria 6-10, ma più che altro io ritengo che sul tema 6-10 dobbiamo fare un'operazione di promozione dello sport a tutto campo. Cioè, perché comunque oggi il tema della scuola primaria è il rapporto di un bambino che inizia a esplorare un mondo, inizia quindi a entrare in contatto con un mondo del quale deve conoscere tutti gli aspetti e quindi non deve essere per forza di cose subito incanalato in una disciplina piuttosto che un'altra, della possibilità di perlustrare, verificare quelle che possono essere in base alle proprie caratteristiche anche personali, alla propria passione, la diversità sua dimensione sportiva minima. E poi 6-10 anni perché comunque lì che si inizia a formare anche la cultura sportiva di un ragazzo, perché oggi quando si parla di sport non si possono assolutamente parlare di sport dal punto di vista della convivenza dell'agonismo, ma se parlare di sport con cultura dello sport, che vuol dire benessere di educazione rispetto alle regole, che sono comunque l'ABC che sta alla base dal punto di vista della costruzione di uno sport che noi intendiamo essere, deve essere uno sport sano. Il secondo elemento, il turismo sportivo, abbiamo rafforzato fortemente il rapporto tra grandi eventi e i territori di altro mondo.
Abbiamo cercato di far diventare la nostra regione sempre più accogliente per grandi eventi, che può essere dal basket, come è stato il ritiro della nazionale di italiani, piuttosto che la Final Eight, dopo Italia ci sono stata i Mini, alle Fiere, al Giro d'Italia, che ormai da 3 anni tocca con le tappe consecutive il nostro territorio Milano-Romagnolo, agli eventi della pallavolo che abbiamo visto sia per quanto riguarda la pallavolo femminile sia per quanto riguarda la pallavolo maschile, appuntamenti a livello nazionale, partendo dalla Coppa Italia piuttosto che la Supercoppa Italiana sul territorio Emiliano-Romagnolo, o al calcio le finali primavera piuttosto che nel 2019 i mondiali, la fase finale dei mondiali del 2021 che si svolgeranno dalla città di Bologna, Cesena e Reggio Emilia con San Marino, Trieste e Udine come sede, le 6 stati che vedevano la fase finale del campionato. Perché il rapporto tra sport e grandi eventi? Perché il rapporto sport e grandi eventi è un elemento che dal nostro punto di vista è un volano di marketing utile per questo territorio. Noi abbiamo sempre visto il grande evento come un evento che potesse svuotare la disponibilità economica finanziaria dello sport di base. Intanto è così perché noi abbiamo dato 300.000 euro investiti sullo sport, oggi investiamo sullo sport in parte corrente poco più di 2.000 euro, perché ne investiamo 1.800.000 attraverso i bandi, 300.000 attraverso il turismo sportivo, quindi tanto per essere chiari, più di 2.000 euro investiti. Abbiamo certificato il valore complessivo dell'investimento sullo sport a sostegno del turismo sportivo, che fosse esso di base, fino all'ente locale. Ma io sono di quelli che sostiene che il grande evento può aiutare quella disciplina a essere valorizzata quindi in cui tocca determinata realtà, che possa essere noi siamo quelli che hanno ospitato Alberto Toma nel nostro territorio, è stato un anno dell'esplosione di chi ovviamente iniziava la pratica dello sci, cioè perché purtroppo c'è il fattore emulazione in virtù anche di quello che assume il campione o la disciplina con la sua squadra in determinata occasione. Quindi, turismo sportivo, grandi eventi. L'altro aspetto l'abbiamo chiamato più fiducia non burocrazia. Fino ad oggi si poteva partecipare a bandi sport esclusivamente se si è iscritti al registro dell'associazione di promozione sociale, da domani è sufficiente essere iscritto o affiliato al CONI oppure essere iscritto attraverso una ente di promozione sportivo, cioè noi chiediamo in pratica ai nostri rappresentanti istituzionali del mondo dello sport, che sono enti di promozione sportiva e CONI, di svolgere per la regione un ruolo già esso stesso di controllo. Perché abbiamo fatto questa operazione qui? L'abbiamo fatta A per togliere un passaggio di ulteriore capo di burocrazia alla presenza della domanda, alla questa sportiva, ma soprattutto perché io penso che ci sia da riconoscere anche agli enti che rappresentano quel mondo quella necessaria fiducia per costruire un rapporto dialogico sempre più improntato sul rispetto, sulla collaborazione e sulla condivisione di determinati percorsi. Quindi l'idea di affidare proprio a questi soggetti qua il controllo, perché lo sappiamo anche noi che nel mondo della professione sportiva c'è stato qualcosa che si mascherava dietro lo sport, diffusione dello sport, pratica sportiva, che con lo sport non ha a che vedere, che erano centri, erano un circolo di somministrazione privati in mente, ma andava bene, un circolo di altra natura che poteva diventare un caio da ballo di sui tempi altri. Ecco, questo rapporto di controllo non può spettare, non può essere garantito esclusivamente dall'istituzione al bando dell'associazione degli APS. Deve essere fatto direttamente dagli enti che sono ovviamente interessati, deve essere i primi ad avere dentro il proprio mondo esclusivamente la realtà che fanno in pratica quella che è l'attività motoria. Sport come strumento ovviamente di inclusione, qui inclusione sociale, quindi il tema delle politiche di sport, cioè uno sport che sia veramente per tutti. Importante per me da questo punto di vista qua è stato il rapporto che abbiamo costruito domani in questa parte con l'Unità Italiana Paralimpico, che è stato il nostro rappresentante, i nostri rappresentanti principali nei tavoli di confronto su questo tema qui. L'Unità di qualche mese fa abbiamo affidato
giurisprudenze per sta scuotere più richiesto, perché la sua giurisprudenza sta scuotere gli attentisti, per costruire dei percorsi, per far diventare lo sport uno strumento di inclusione sociale. Per me l'inclusione sociale, guardate, c'è dal tema della famosa diversa abilità fino al tema dell'inclusione sociale per motivi economici, perché alcune volte non ci deve essere comunque barriera anche più economica. Comuni hanno presentato in questi anni progetti che noi abbiamo costruito come regione, che erano progetti che servivano a inserire chi aveva difficoltà di natura economica e famiglie che avevano dei figli con difficoltà di natura economica per poter fare parte di determinato sport, di determinato sportivo. Quindi il tema proprio di una inclusione a tutto campo. Con Calamaica abbiamo costruito questo percorso ed è a disposizione, non c'entra quello sullo sport, però è stato uno dei segnali che abbiamo già dato anche prima della discussione sullo sport. Il tema della sicurezza per impianti e operatori, il bando che abbiamo concluso non più tardi di qualche mese fa e che ha visto proprio Bologna, la prima realtà che ha ospitato l'inaugurazione di un defibrillatore garantito attraverso il fondo della regione, abbiamo fatto una campagna 100 defibrillatori per 100 luoghi di sport sul territorio regionale e poi dopo l'inserimento della carta etica come strumento per diffondere una pratica dello sport attraverso anche principi di legalità. C'era già anche prima, non andiamo in metà di nuovo, però c'è un capitolo ad hoc di caso tema del doping, perché comunque noi riteniamo che se c'è una responsabilità oggettiva di studente della società di fronte ai casi di chiamati doping, la società per quanto riguarda i bandi potrà partecipare a qualsiasi tipo di contribuzione regionale per i 5 anni successivi alla certificazione di questa pratica illegale. Quindi queste qua sono un po' le caratteristiche più importanti della legge. Le ultime due cose che ritengo molto importante comunicare, visto comunque che è la sede questa che non è che sono quotidiane in queste occasioni qui, la prima è che comunque attraverso i fondi di sviluppo di coesione noi attiveremo un contributo straordinario di 20 milioni per gli impianti sportivi. Guardate, 20 milioni rispetto al bisogno che fa bisogno Emiliano Romagnolo forse riuscirebbe a soddisfare la massima esigenza della città di Bologna e forse anche. Però da 2 milioni di qualche anno fa a 20 milioni nei prossimi 3 anni, che vuol dire un investimento complessivo di 25 milioni di edilizia sportiva per quanto riguarda il Emiliano Romagnolo da qui al 2019, è comunque un segnale di attenzione importante. Pensate che il governo in bando periferie e sport ne investe 100 milioni su tutto il territorio nazionale, noi ne investiamo 20, c'è cioè comunque una quota che dà un po' la cifra dell'investimento e dell'impegno che noi vogliamo garantire su questi sportivi. E saranno 20 milioni che nel nostro diviso generale un investimento di 50 milioni, perché non sono 20 milioni a fondo perduto, meglio, sono sia a fondo perduto ma di cofinanziamento, che sarà un cofinanziamento del 30 del 50% in base alle caratteristiche dei comuni, delle dimensioni e delle disponibilità delle possibilità. Quindi 25 milioni di investimento e l'altra cosa che mi preme sottolineare, l'ho accennata prima, il fatto che oggi le realtà sportive territoriali della Romagnola hanno quasi poco più di 2 milioni di euro di disponibilità finanziaria per progetti, per eventi, per manifestazioni, che va a rimettere qui dal progetto del grande evento in giornalità di supportare forse 30, 40, 50 milioni di contributo, ma fino alla realtà sportiva dilettantistica con un torneo che per caratteristiche di disciplina, per caratteristiche di presenze, per quindi caratteristiche che sono uniche, comunque anche se non sono uniche, ma che rafforzano il legame di quella realtà sportiva col territorio, quindi anche il contributo di 2-3.000 euro, danno comunque il segnale di un elemento di vicinanza tra regione e società sportiva e dilettantistica e quindi territorio. Sono 2 milioni di disposizione anche per gli enti locali, che gli enti locali ovviamente presentano dei progetti che sono dall'unico di sport fino a, come dicevo prima, progetti di implementazione dell'attività motoria a livello di scuola primaria. Quindi, però erano 300.000
100.000 oggi sono un po' più di 1 milione di euro, perché 1 milione di euro diamo attraverso bandi, 300.000 diamo invece attraverso quello che è il fondo di promozione turistica e quindi questo un po' sono i numeri e le caratteristiche della legge dello sport. A questo punto ovviamente lascio anche all'assessore attuale di domande, relazioni, riflessioni. Quindi gli europei Under 21 del 2019 vanno visti in questa chiave e ci piacerebbe organizzare eventi collaterali, momenti di promozione dello sport, di cultura sportiva, e credo sarà un'occasione per tutti. Quindi
questo sarà un altro argomento che sicuramente dovremo affrontare insieme. Così come tutti i temi di promozione dello sport che Andrea ha citato sono trasversali a molte delle politiche degli enti locali della regione, sulla promozione sportiva noi anche attraverso il Polmetro vorremmo muovere delle cose attraverso l'inclusione sociale nel mondo della scuola, e entro quest'anno faremo uscire dei bandi che vanno in questa direzione e li associeremo a quegli investimenti anche sugli immobili pubblici che abbiamo già approvato in giunta, circa 20 milioni di euro per rigenerare circa 11 immobili in giro per la città che saranno da dedicare proprio all'inclusione sociale e agli adolescenti. Fra questi ci sono anche alcune realtà sportive, in una logica più di foreste popolari o spazi di aggregazione. Penso ad esempio al centro sportivo Pizzoli, che è quello che mi viene in mente, o al Paladozzo, che sono due cose di dimensione e tipologia completamente diversa, ma che noi abbiamo pensato di mettere nel finanziamento col metro dei fondi europei, da un lato Pizzoli per creare situazioni di maggiore socialità, di maggiore coinvolgimento dei giovanissimi attorno ad un impianto sportivo, lo stesso esempio lo potrei fare su centro bar dove c'è un piccolo immobile in cemento armato in disuso da un sacco di anni, che poi richiederemo per fare lì una clubhouse, un centro per adolescenti e studio assistito, quindi due esempi di come lo sport può essere una dimensione di integrazione e di collaborazione, e dall'altro Paladozza che per noi sul Polmetro avrà un investimento importante proprio sulla riqualificazione energetica per fare di nuovo del Paladozza un impianto importante, ci sarà un bando per la gestione e soprattutto un investimento per abbassare la bolletta energetica che non è di poco conto per quanto riguarda il Palazzo dello Sport. Quindi contiamo già da quest'anno di fare i primi interventi di impiantistica lì e di avere già un abbattimento importante dall'anno prossimo sulla bolletta energetica del Palazzo. Quindi, per noi tutte queste operazioni sono operazioni strategiche che inseriremo al nostro piano, ma che stiamo raccontando mano a mano alla regione e a tutti gli altri soggetti, proprio perché la logica del cofinanziamento, di fare leva con le risorse che Rossi diceva è proprio questa, cioè dobbiamo sia nel rapporto pubblico-privato sia nel rapporto con le altre istituzioni cercare di costruire queste sinergie, quindi questo aspetto è molto importante. L'operazione stadio è un'altra operazione che stiamo in qualche modo condividendo, stiamo condividendo anche per quanto riguarda la possibilità di trovare delle alternative per il Bologna Calcio quando ci saranno i cantieri, ovviamente per lo svolgimento del campionato, e insieme stiamo anche parlando col governo per questo patto della regione e della città metropolitana sul quale stiamo cercando di inserire risorse per lo sport, e anche questo è un impegno comune che stiamo portando avanti attraverso ovviamente il sindaco, il presidente della regione. Chiaramente sullo sfondo di tutto questo c'è la trasformazione e il cambiamento di un mondo dell'associazionismo sportivo, del volontariato e anche delle professionalità che dobbiamo saper accompagnare nel presente e nel futuro, perché confrontandoci anche con i colleghi degli altri comuni, delle altre province, tutti gli assessori allo sport si stanno confrontando con un mondo sportivo che di generazione in generazione sta cambiando, è cambiato, così come sono cambiate le norme, le responsabilità sono molto maggiori, le difficoltà sono sempre maggiori e c'è bisogno di crescere insieme, perché il mondo dello sport va avanti non tanto come un business ma come un impegno sociale. Questo è un aspetto che credo veda sempre di più gli enti locali come garanti di questo. E fare delle norme, pensare delle leggi, costruire una cultura dello sport anche dal punto di vista politico e istituzionale è importante anche da questo punto di vista. Penso che l'Emilia Romagna, oltre che per il budget che mette, anche da questo punto di vista sia importante come esempio nel nostro paese, perché non credo che sia così facile affrontare ragionamenti sul valore sociale dello sport in Italia per tanti motivi, e credo che insieme possiamo su questo fare percorsi assolutamente importanti. Quindi grazie per la presenza e sicuramente arriverà questo invito per continuare. Grazie all'assessore Lepores e la presidente Manca, piacere fare un saluto. Grazie, sì, io un breve saluto.
Grilli dopo l'istituzione della consulta. Io sono al mio primo mandato, sono presidente di della commissione sport, appunto. Io ringrazio per questa presentazione, per la presenza del sottosegretario alla Regione Emilia Romagna Andrea Rossi. Questa è una legge sicuramente innovativa. La Regione Emilia Romagna, per fortuna, mi trovo avvantaggiata sugli argomenti che tratto in commissione consiliare, perché sicuramente è sempre abbastanza avanti. Io come commissione consiliare sono contentissima di questo invito, perché evidentemente è stato accolto da subito la disponibilità della commissione consiliare e di tutto il consiglio ad intervenire direttamente anche nei lavori della consulta e a portarli avanti insieme, e questo spero sia un inizio di tanti lavori. Complimenti a Davide Grilli, che ha iniziato subito e di corsa con la presentazione di questa legge. Io, come dire, soltanto un saluto e soprattutto mi complimento, anche perché tutte le parole incluse nella normativa sono per me parole magiche, sono anche familiari a me, nel senso sport, salute, welfare sono argomenti che fanno parte anche della mia professione. Io qui sono tutti i giorni praticamente in questa commissione consiliare, lo faccio con entusiasmo e sono comunque sempre a disposizione per quanto potrà essere utile in questo argomento, che per me è importantissimo proprio perché rappresenta benessere, salute, welfare, parole che poi si ritrovano tutte insieme. E, come dire, grazie ancora, grazie a tutti. Bene, grazie per le parole al Presidente Manca. Direi di poter aprire il dibattito. Nome e cognome, gentilmente, se vuole accomodarsi, così si sente in maniera più comoda. Sanitaria sia
l'attività sportiva, quindi può venire l'alimentazione e infine la genetica che diventa la persona. Quindi vorremmo chiedere se si può avere, al di là di questo consesso, un rapporto più stringente tra diciamo, la regione e il fondo ufficiale pagatorio, perché noi fra l'altro noi sosteniamo varie federazioni come lo sport, il turismo e infine organizziamo e sponsorizziamo totalmente la Tarnata, quindi è un convegno sanitario allegato, quindi vorremmo che ci fosse una maggiore collaborazione. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire Mauro Ottavi, se non erro, vi chiedo gentilmente magari di alzate la mano. Sono Mauro Ottavi del DCDAX, con alcune informazioni io innanzitutto credo che sia molto positivo il fatto di aver aperto un percorso partecipato come questo per cercare di avere anche l'opportunità di confronto, di dialoghi e l'attenzione verso quelli che sono dei problemi del territorio. Detto questo, mi aspetto sicuramente a leggere quasi su due pilastri che sono significativi, c'è il fatto di mettere lo sport al centro delle politiche, questo è un intendimento molto forte, un pilastro molto forte che deve poi diciamo, trovare concretezza reale delle azioni, perché altrimenti rischiamo di avere sempre delle situazioni di impasso, di disagio, quando di fatto andiamo ad evidenziare delle tematiche o vengono ad emergere delle tematiche e si trova difficoltà di realizzare soluzioni. Dopo entro più nello specifico, che è certo diretto con le concretezza. L'altro è il fatto della promozione sportiva in campo, cioè il fatto di continuare a insistere sulla promozione sportiva e non soltanto su altre diciamo, generazioni o odiate dello sport. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, finisco con una domanda, per quanto riguarda il primo aspetto, il fatto di mettere lo sport al centro delle politiche. C'è iniziato il terreno dell'urbanistica e questo non è un aspetto secondario, cioè come trovare soluzioni innovative per uno sport che cambia e un'impiantistica sportiva che cambia, che ha bisogno di andare oltre i problemi dei decenni passati, dove si è costruito un'impiantistica sportiva, usando un termine, chiedo scusa se è un termine un po' forte, però a macchia di novato c'era la possibilità di creare in campo di calcio, abbiamo creato per il piano di calcio, c'era la possibilità di creare un campo di futbolistico, un campo di boxe, un campo di cuore. Adesso ci sono delle altre esigenze, perché sono esigenze del trovare degli equilibri di bilancio nelle gestioni, quindi c'è un passaggio di momento nel merito di tutti quanti conosciamo, sono problemi che tutti quanti conosciamo, c'è l'esigenza di trovare delle soluzioni di gestione più rispondenti alle esigenze attuali, bisogna pensare anche sul versante specifico delle scelte del territorio in una logica diversa. La regione adesso ha di fronte davanti a sé l'approvazione di questa legge, ma anche l'approvazione della legge del territorio, e pensare di, diciamo così, di fare scelte valoriali per chi porta attenzione sul versante specifico della rigenerazione urbana. Della rigenerazione umana sul versante appunto di dare risposte all'impiantistica sportiva, da un lato per cominciare un percorso nuovo per riqualificare l'impiantistica che abbiamo e che è un po' obsoleta, dall'altra parte per pensare a una logica innovativa sugli aspetti gestionali. Questo è uno stesso aspetto. L'altro aspetto riguarda il tema della salute, quindi evidenziamo giustamente adesso in evidenza il fatto di cassare chi attiva percorsi di doping all'interno dello sport, su un aspetto attivo legato al discorso sanitario delle nostre leggi, delle leggi regionali, cercare quindi portare un'attenzione tale da poter dire veramente far sì che i soggetti organizzatori, cioè i gestori, i dirigenti delle società sportive, i tecnici delle società sportive, possano anch'essi essere dei soggetti veramente coinvolti sul versante. L'ultimo aspetto riguarda la cultura. Se lo sport è cultura,
bisogna sicuramente vedere anche su questo versante come tenere in considerazione le azioni che possono essere sviluppate a favore del potenziamento, dell'innalzamento della stessa, della qualità culturale all'interno del mondo sportivo. Poi si rientra nella formazione, si rientra in certi versanti, non nel minimo, credo che sicuramente un aspetto possa essere preso in considerazione perché si scopre, perché il discorso della sicurezza. Concludo con l'ultima domanda, che è la prima domanda, che riguarda il discorso dell'articolo 5. Si parla di figure societarie, ben precise, ecco, se non so se ho capito male, si parla di società sportive, capisco che la società è proprio su quello che dirette si chiama società. Ecco, chiedo se, visto che ci sono tante società che sono diventate cooperative, società sportive, dilettantistiche, se in quell'ambito è già compresa la figura della società e della cooperativa, o se pure bisogna arricchire come giuridica, ma domani per quanto riguarda la possibilità di partecipare e la sua valutazione. Grazie. Grazie a Mauro Ottavi, se ci sono altri interventi, Gabriele Nalon, prego, si può avvicinare. Allora, mi chiamo Gabriele Nalon e volevo dire una cosa abbastanza brevissima e poi due domande legate a questa. La abbastanza brevissima è che mi ha colpito positivamente quando nelle slide c'era la parola che poi Rossi ha commentato, quella più fiducia, meno burocrazia, no? E secondo me è legato anche a quello che diceva prima l'assessore Lepore, il fatto che le società sportive sono ovviamente sempre più in difficoltà per varie ragioni, e questo aspetto è fondamentale. Rispetto a questo volevo riprendere l'intervento della Guardini e sottolineare per i due aspetti che vi ho detto, che, perché su quei due punti lì bisogna capirsi bene, perché se è vero che bisogna dare più fiducia e meno burocrazia alle società sportive, bisogna capire bene su quei due punti la legge che cosa vuole intendere fare. Perché sull'aspetto degli istruttori c'è da capire bene, c'è l'aspetto di burocrazia ma più che altro anche di costi, cioè bisogna capire se pur comunque condividendo l'aspetto della qualificazione di chi fa formazione, di chi educa i ragazzi attraverso lo sport, bisogna capire la sostenibilità, perché nel quadro sistematico italiano questo aspetto qui non si concilia, insomma. E sull'aspetto dei criteri, sull'affidamento degli impiantisti, in effetti non c'è molto scritto nella nuova legge, insomma. È vero che c'è scritto che vengono dati degli enti locali, però dei punti un po' più fermi io li metterei. Ultima cosa, che approfitto della dottoressa Manca che è presente, chiedevo se anche attraverso un'udienza conoscitiva, attraverso un'attività della commissione consigliare che lei presiede, si poteva mettere a tema con delle finalità proprio risolutive l'aspetto dei diritti dei lavoratori, che per molti è, come dicevo prima, un grosso problema che stiamo iniziando a pensare vicino e su cui comunque a mio avviso deve ancora fare molto. Sull'aspetto dei defibrillatori, però insomma questo è questo.
proprio alla luce delle difficoltà interpretative legate alla normativa e alla sua applicazione. Così come mi chiedo se la legge regionale all'articolo 1,6, se non erro, se la stesura al momento è sempre questa, dice sono escluse dai benefici le attività svolte in ambito professionistico, perciò la domanda è se effettivamente la legge va a normare principalmente l'attività dilettantistica oppure se questo è integrabile o pensate di modificarlo. In ultima istanza, sicuramente, ma non ultimo in ordine di importanza, la specifica sull'istruttore qualificato, istruttore di specifica disciplina, come si diceva prima, e nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, siccome ad oggi l'articolo 90 della legge della finanziaria del 2003 prevede ancora l'affidamento diretto, se effettivamente, come dire, la legge regionale mantiene un'area più alta, perciò non va nello specifico di quelle che sono le procedure di evidenza pubblica, o se deciderà di mantenerle, cioè che debbano esserci, no? Nell'affidamento di ogni impianto e la procedura di ogni impianto, se permangono sia l'affidamento diretto che lo stesso bando di gara ad evidenza pubblica. Questo ritengo sia importante. Inoltre vi è una dicitura in cui si parla di federazioni affiliate, io credo sia più corretto parlare di federazioni riconosciute. Del resto è chiaro che sia sullo sport femminile che sul paralimpico già so che avete fatto una condivisione importante col CIP, oggi non c'è il vicepresidente Roberto Cristofori perché ha avuto un problema di lavoro, però mi ha detto di farvi portavoce di questo. Grazie. Mi sentite? Ok. Allora, guardate, cercando di rispondere ad alcune delle domande che ci sono state poste. Allora, non so se è stato chiaro all'inizio, è evidente che noi qui stiamo parlando di una legge, allora, lo sport con materia per le regioni di materia concorrente. Noi oggi siamo in assenza di una legge quadro nazionale. Questa legge qui deve essere chiara a tutti, non è una legge che regola il mondo dello sport, che potrebbe allora iniziare a mettere dentro la fiscalità, potrebbe iniziare a mettere dentro il rapporto con titoli di studio, no, questa qui è una legge che promuove l'attività motoria, quindi serve alle regioni per distribuire attraverso i bandi i contributi. Cioè non è che ha chissà quale volontà, perché non abbiamo le condizioni, non possiamo entrare rispetto ai temi della fiscalità, non possiamo entrare rispetto ai temi del rapporto con il trasporto, no. Quindi, perché dico questo? Perché per esempio sull'affidamento degli impianti, noi diciamo nell'articolo che se non sbaglio è 11, anzi il 13, scusate, nell'articolo 13 diciamo il minimo indispensabile, che è quello che siamo dentro alla normativa europea della concorrenza, siamo dentro al codice unico degli appalti, dentro la normativa tra concorrenza e codice degli appalti, i comuni costruiscono il bando per garantire quelle 3-4 cose, tra le quali la compatibilità fra le tecnologie praticabili e quelle esercitate negli impianti, la valutazione, eccetera. C'è proprio minimo, perché una delle novità che è stata introdotta nel 2016 appunto è la modifica del codice degli appalti. Quindi è proprio basic. Secondo tema, il tema è della figura dell'istruttore qualificato, che è uno dei temi, è un po' il tema che abbiamo discusso prima, secondo me discuteremo anche dopo, non ci sono dogmi particolari. Il punto però è come tenere insieme alcuni aspetti fondamentali che rispondono a questi aspetti qui però a esigenze diverse. E ve li dico. Il primo, società sportive.
volontariato e quindi come chi è un istruttore di disciplina di intervento sportiva qualificata, ok, al quale affidiamo il bambino che può avere 8 anni, quindi in cui dai calci al pallone, quindi continua a mantenere il rapporto tra società sportiva e soggetto di puro volontariato, perché c'è anche un tema di costi che società sportiva oggi non posso mica affrontare. Le società sportive oggi, le società sportive ci dicono attenzione all'eccessiva qualificazione dal punto di vista proprio, perché l'eccessiva qualificazione comporta poi dei maggiori oneri di costo rispetto alle sportive. Quindi, prima esigenza. Seconda esigenza, con una legge così, noi come possiamo valorizzare il corso di laurea in scienze motorie? C'è un corso di laurea importante, che è stato il passaggio dal diploma ISAC a corso di laurea, che obiettivamente oggi fa fatica a trovare un riscontro anche nel sistema, diciamo, dell'occupazione, dal punto di vista occupazionale. Quindi come teniamo insieme le esigenze di stanza di valorizzare chi ha fatto una scelta di laurearsi in scienze motorie e che dovrebbe trovare nel mondo dello sport in modo particolarmente preponderante una possibile dimensione occupazionale, o comunque come noi sosteniamo questo titolo di studio per, diciamo, farlo diventare sempre più legato al mondo scolastico, che è una delle realtà su cui non vorremmo. Altra esigenza a distanza. Ultima istanza che esce da questo aspetto qui, il tema delle palestre. Per un conto sono le specifiche discipline specifiche, un conto è la sicurezza, perché se ho da fare, vado in palestra, vorrei trovare di fronte a me un istruttore che da un punto di vista delle sue conoscenze e competenze mi garantisca per quello che possono essere gli aspetti della mia sicurezza personale, perché oggi non tutte le attività fisiche possono essere adatte ai fisici di noi, soprattutto se ci sono bracciali malati e quant'altro. Quindi ci sono istanze diverse. Su questo tema qui c'è un dibattito, che torno a ripetere, un dibattito importante e impegnativo. La mia idea era quella di dire una cosa molto banale. E speriamo che questa cosa qui tieni insieme tutti. Per quanto riguarda gli istruttori qualificati di specifica disciplina, lì per me è sufficiente che ci sia gli enti professionali sportivi, le federazioni che rilasciano attraverso dei corsi determinati patentini, perché io dico mio zio è 65 anni e da 40 anni che fa l'allenatore sportivo, l'allenatore di calcio, secondo me ha tutte le caratteristiche per poter fare anche un calcio. Forse eventualmente bisogna accompagnarlo in certi percorsi, perché è cambiato il rapporto anche tra giocatori, genitori, allenatori, cioè c'è una dimensione culturale diversa rispetto a 30 anni fa. Eventualmente forniamogli di alcuni strumenti per comprendere anche un po' la psicologia dei soggetti al massimo, però quello di suo ha già delle caratteristiche di poter essere un bravo allenatore di calcio. Cercare di fare in modo che i soggetti privati, ma non per distinguerli, però chi fa, diciamo, come dire, attività di benessere, fitness, lì sia garantita invece la professionalità, perché secondo me lì deve essere garantita, perché comunque sono anche soggetti che non stanno nel campo del mondo del volontariato. E poi cerchiamo di fare in modo che con le realtà sportive del territorio, in questo anno, in questo mese e mezzo, qui la popolazione, se ancora non abbiamo fatto il giusto equilibrio, si cerchi di recuperare quel giusto equilibrio nella complessità. Perché noi, ripeto, mettere insieme diverse istanze non sarà semplice. Per questo qua è l'unico vero tema che trova all'interno della legge delle discrepanze di posizione tra realtà del senso sportivo, realtà del
equilibrio, riconoscendo con determinati valori e non mettendo, guardate, per me il punto più importante è non mettere in difficoltà la sua sportiva. Questa è la mia ossessione, perché già sono vessate dalla responsabilità civile e penale sul predice, sono già alcuni problemi che sono costanti e quotidiani. Non possiamo come regione introdurre altri problemi, altre preoccupazioni o altri costi in una fase economica dove questa sportiva dal punto di vista economico non è che hanno la stessa capacità di avere in tempi quantitativi le risorse per avere 8, 9, 10 anni fa. Anche lì il mondo è un mondo che cambia, tant'è che sempre più ci sono dei processi di accorpamento, ci sono società e quindi sta riducendo progressivamente il numero, nonostante sia un numero importante, perché noi oggi in Emilia Romagna abbiamo poco meno di 15 città sportive che sono un'enormità. E sempre come termine di analisi e riflessione, la città con il maggior numero, con la maggiore percentuale di praticanti in piani sportivi, la provincia con il maggior numero di rapporti, cittadini, praticanti in piani di sportive, Rimini. Maglia rosa, maglia nera invece Piacenza, se non è giusto, maglia rosa Rimini e maglia nera Piacenza. Niente dato completamente statistico questo tipo di accentuale. L'altro elemento con invece, se cerco di interpretare quello che diceva con gli ultimi interventi, l'integrazione con la dimensione sanitaria. E, intanto, l'integrazione con la dimensione sanitaria è contenuta negli articoli 1, 2, 3, dove si cerca di promuovere i valori che stanno appunto alla base per noi dello sport e quindi che sono i valori sui quali costruiamo poi anche i progetti sportivi per partecipare ai bandi. Si parla di benessere, si parla di salute, quindi dice il tema del rapporto costante con la sanità. Non dimentichiamoci però che sul tema sanitario ci sono altri strumenti che non può essere dello sport. Il primo strumento è il piano di prevenzione, che le aziende sanitarie sono quelle che mettono in campo, e comunque sulla prevenzione è una dimensione molto più ampia. E soprattutto ricordiamoci anche come siamo stati, tra l'altro ancora sempre più presente di regione, la prima regione d'Italia a inserire il famoso, si chiama, nei LEA, come il certificato medico, l'attività sportiva come la prescrizione medico, cioè nel certificato medico l'attività sportiva come risposta ad alcuni acciacchi e ad alcune situazioni di natura sanitaria. Quindi è già stato fatto tanto, però la dimensione vera sul rapporto salute sport non è tanto questa legge. Questa legge mette in valore l'aspetto sanitario più che altro per il benessere fisico, ma la dimensione invece più di tipo sanitaria vera e propria, quindi l'aspetto di prevenzione, sport di prevenzione deve essere legato e collegato ai piani di prevenzione che sono in capo all'assessorato sanità e poi di conseguenza alle aziende ospedaliere. Ovviamente in forte integrazione, perché noi il 1.800.000 euro che forniamo come contributi alle realtà del territorio, 300.000 sono quelle che vengono costruite su progetti in accordo con la sanità, perché comunque la sanità già concorre con Claudia e le varie commissioni, così come ha concorso nella redazione di questo di questa legge, di questo testo. Quindi già c'è un'integrazione. L'ultima cosa invece importante, quelle unità che mi introdotto per esempio il wellness, perché voi sapete che nel racconto della Vimiglia, quella che noi chiamiamo Vimiglia Experience, c'è il fulcro, quindi il buon cibo, c'è i motori con tutto il tema della valle modenese, bolognese, dei grandi motori, ma c'è anche il tema del wellness. Noi abbiamo caratterizzato questo racconto qui della Vimiglia con un tema che mette insieme le aree termali, soprattutto la Romagna, importante, forse più importante hub dal punto di vista delle recettività di Riviera, che si sta caratterizzando fortemente con tutto il tema del wellness. E quindi qui c'è un lavoro che sta facendo anche per opportunità di presenza in questo territorio qui, la Technology Wellness Foundation, che in pratica è la fondazione di riferimento di Nelson, e qui c'è il campo che si sta esplorando, per esempio il turismo sportivo del benessere anche, è un turismo che è
uno di quelli che sta segnando di più. C'è un più nel turismo sportivo, c'è un più nel turismo più legato all'ambiente, all'ecologia, quindi dove c'è anche l'ecovaio, tanto per capirci, e c'è un più in tutto il turismo legato al wellness. Sono spazi e mari su cui la nostra regione, in questo racconto della Emilia, si può sempre più caratterizzare, tant'è che l'abbiamo anche inserito come uno degli elementi che caratterizzano lo sport in questa regione. Bene, io ringrazio davvero infinitamente dei defibrillatori. C'è un motivo: il giorno prima di domenica sono stata invitata dai comuni Altedo, Malabergo e Baricella, qui presente il vice sindaco di Baricella, che per questa cosa ringrazio moltissimo, nonché assessore al turismo Piero Ceccardi, assessore allo sport Piero Ceccardi, per questa iniziativa. Il giorno dopo a me è venuta subito l'idea, un'iniziativa bellissima, era la inaugurazione di due defibrillatori pubblici e la consegna di quei defibrillatori, come da bando regionale era stato citato prima di Andrea Rossi, alle associazioni sportive. Luoghi cardioprotetti, per me è fondamentale questo argomento, è importantissimo, e quindi il giorno dopo io avevo già comunque messo in programmazione un'udienza conoscitiva. Ovviamente la consulta sarà invitata a tutta, quindi grazie, argomento importantissimo, secondo me fondamentale, grazie. Bene, dicevo, scusate, dottor Danieli, se grazie. Grazie a Andrea Rossi, grazie a Claudia Serra, grazie. A presto, buon ritorno a casa. Ciao, grazie. Prego, Massimiliano Danieli. Adesso, dottor, stavamo via, in realtà una delle cose che volevo dire era, ispirato a quello che ha detto il sottosegretario Rossi, è che noi in 6 anni come comune che facciamo con le associazioni sportive una manifestazione che è anche in movimento, probabilmente già da quest'anno, adesso vediamo se i tempi ce lo consentono, questa manifestazione sarà fatta in collaborazione con la Fondazione Wellness di Cesena, cioè proprio l'istituto che citava prima il dottor Rossi, che siede a un tavolo permanente in regione, assieme appunto alla regione e all'Università di Bologna, per promuovere lo sport come, come fattore di benessere. La seconda cosa che volevo dire invece riguarda il bando che uscirà come di consueto a maggio per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi di quartiere. L'anno scorso noi come ufficio centrale lo facemmo solo online, mentre i quartieri consentirono sia la modalità online che la modalità di presentazione cartacea. Da quest'anno sarà anche per i quartieri solo online, quindi a partire dai prossimi giorni, so che Filippo Germandi attiverà anche degli incontri con i quartieri, con voi, per dare lucidazioni, chiarimenti su come funzionerà il bando online e come poterlo fare. Bene, io concluderei questa seduta. Vi ringrazio ancora, vi ringrazio tutti quanti per essere rimasti fino alla fine. Ci aggiorniamo prossimamente, dopo che questi giorni riuscirò insieme al direttivo che è stato appena eletto a incontrarmi, e vi daremo gli aggiornamenti. Vedo Stefano Galetti per una domanda. Mi sembra che il vostro obiettivo prima che non si basa giustamente sul passaportivo, che si basa molto sul volontariato, e fa grandi volontari dirigenti, anche volontari, non è cercare una
dispositivo alla quotidiana con il computer, con le navi, eccetera. Quindi rendere fisso, obbligatorio solo la modalità che è quella informatica sulla rete, mi sembra che vada un po' contro quella che è la situazione dei tanti volontari che sempre ricambiamo, ma che probabilmente hanno qualche problemino, provano a partecipare ai bambini. Lo dico solo così perché è ben servito, perché forse non sono scemo, gli ho sentito parlare adesso, non lo so, magari se c'è possibilità di pensare, di rendere anche altre modalità, perché purtroppo vedendo come gira, sentendo in giro, i problemi che si sentono sono quelli di ordine economico, di ordine socialità, eccetera, e sono tanti precedenti, tanti dirigenti che sono un po' avanti con gli altri. Rispondo. Allora, la modalità online è stata introdotta l'anno scorso su sollecitazione del settore dei sistemi informativi del comune, nel senso che tutti i servizi del comune stanno andando verso la modalità online, cioè la richiesta dei servizi del comune da ora in avanti sarà sempre più attraverso il supporto informatico che attraverso il supporto cartaceo. Tra l'altro c'è anche un problema, quello abbastanza impegnativo da risolvere, di accreditamento, perché tutti gli utenti del comune dovranno accreditarsi col sistema federale della regione, che io francamente conosco poco, però come dire, no, oltre ad andare sul computer bisogna accreditarsi, cioè ricevere delle credenziali tramite il computer, che è una cosa, quella forse più complicata. Per cui questo è un orientamento generale del comune, non dipende da noi come ufficio sport. È però vero che l'anno scorso si poteva fare in entrambi i modi. Noi come ufficio centrale abbiamo preferito passare subito all'online. Vi posso garantire che non c'è stato nessun problema, nel senso che a parte alcuni casi che sono stati risolti, perché noi comunque diamo assistenza, cioè nel momento in cui c'è qualcuno che ha dei problemi può telefonare a Garmandi, può telefonare a Morello, insomma c'è in ufficio e riceve tutta l'assistenza necessaria. L'anno scorso non si è riscontrato nessun problema, c'era solo uno che si è presentato in ufficio per fare il modulo assieme a uno dei nostri operatori, e poi qualche altro problema che derivava dalla lentezza della rete o dell'applicativo informatico che non funzionava bene. Però ripeto, noi come ufficio centrale l'anno scorso abbiamo fatto online, non abbiamo avuto problemi, dato che chi fa la domanda presso i quartieri è lo stesso comunque che fa le domande presso l'ufficio centrale, io credo che anche quest'anno dovrebbe andare abbastanza bene. Poi è evidente che l'anzianità di chi si occupa di sport è un po', però ripeto, l'anno scorso è andata bene, non sono stati grossi. Poi così come sta andando bene anche la modalità di prenotazione degli impianti attraverso internet. Si temeva che ci fossero delle società che non erano attrezzate per usare il computer, eccetera, invece sta funzionando tutto abbastanza bene. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.